Questo video è stato fatto seguendo il lavoro scritto. Quindi tutto questo è improvvisato, è nel momento, non c'è niente che è stato preparato, pre-scritto per il video. Quindi sono momenti che ho preso lì e poi ho fatto la costruzione del video. E ho cercato di seguire sempre questo ciclo, base del fandango. Dai preparativi a ogni passo, no, per arrivare fino al festival, e ho cercato di far vedere anche elementi che non sono tanto belli, no, come nel festival. Per esempio, ci sono due parti del festival: una che è il fandango, i concerti dell'incontro, e poi ogni incontro è un fandango. Però allo stesso tempo c'è la corrida di toros, c'è la super feria, vendono un sacco di cose, è super turistico, ci sono altri concerti che non c'entrano ed è super contrastante, però proprio perché il contrasto fa parte del fandango Jarocho, che non è, cioè il fandango Jarocho è la festa, è l'incontro intorno alla tarima, che è l'elemento base indispensabile perché ci sia un rapporto orizzontale e non verticale. Questo è il primo elemento. Che è? Sì, la tarima, la pedana. Che è un elemento di percussione con i ballerini che fanno di contrasto con la musica. Infatti è sempre a dialogo fra gli strumenti e i ballerini, c'è una domanda e risposta, e il dialogo è fondamentale, perciò è anche un elemento di lotta e di resistenza. Fin dall'inizio il fandango è stato sempre fatto in posti marginali, è stato vietato, è stato completamente cancellato, e infatti stava per sparire. È stato ripreso nel 1800 con rivoluzione, indipendenza come mito, come lema rivoluzionario, e poi come propaganda politica nel 1900 con Miguel Alemán. E lì il son jarocho, che è la musica del fandango jarocho, è stato preso come elemento sì, di propaganda, però è standardizzato. Cioè hanno eliminato sequenze, canti, e lo hanno riprodotto, per esempio la bamba, no? Che è la più conosciuta in tutto il mondo, è internazionale, però non è l'unico son, e non è proprio così, no? L'hanno fatto diventare super facile, commerciale, e il fandango jarocho è contro questo, è contro la commercializzazione, contro il capitalismo come tale, contro la globalizzazione. Gli elementi che porta avanti sono la solidarietà, il rispetto, la convivenza, questo rapporto orizzontale. Ci sono diversi elementi, codici, che con il tempo si sono cambiati, che fa parte della tradizione, però è proprio questo che porta il fandango, cioè il cambiamento, il continuo cambiamento e le fusioni. Perciò per me è importante fare vedere come dalla campagna, che gli elementi della famiglia, il passare da generazione in generazione, dai vecchi ai giovani, e come ora in Città del Messico è quasi una moda per i ragazzi, no? È più che una moda, è un elemento di identità. E non solo in Città del Messico, ma dalla campagna alla Città del Messico, alla frontiera, è un lema di identità, di incontro, di resistenza, perché si mettono tutti gli elementi contemporanei forti. Per esempio, nel video si vedeva il vecchio che si brucia, che fa parte di questo ciclo natalizio, con elementi del narcotraffico, perché è un elemento di protesta, perché poi si mettono questi vecchi pazzi
nelle strade, si lasciano 3 giorni con tutti gli elementi visibili per dire siamo contro questo, questo e quell'altro, e si brucia. E così ogni elemento che fa parte di questo ciclo è un elemento di protesta per queste origini, no? del carroccio. Mi dispiace che qua non si vedeva anche quello, c'era una, si spiegava prima. Però c'è l'origine primigenia, così crescita, cioè che si brucia tra la cultura india, sì, è un esempio del sincretismo che c'è in Messico, che ci sono questi elementi indigeni, preispanici, arabo-andaluso e africano, cubano, il son, no? Che è la musica del Caribe, la lingua, però anche, per esempio, questi strumenti qua fanno parte della famiglia dell'orchestra barocca che è stata tramandata e che in Messico è rimasta come una base fondamentale. Nel fandango la jarana è come se fosse l'anima della musica, perché crea tutta la gamma di suoni che riempie la musica, che è come, quasi come un mantra che continua, che non fa parte, per esempio, le canzoni in un album durano 3-4 minuti. Una canzone in un fandango dura ore, finché uno non dice una e tutti sanno, è uno dei codici elementari, che tutti lo sanno e poi tutti si fermano dopo questo, no? Un altro elemento forte è l'improvvisazione, di creatività, di essere presente, di avere una certa attenzione e rispetto per le persone che ci sono, perché se qualcuno dice una cosa e te devi rispondere, devi essere attento. L'improvvisazione e la creatività, che sono elementi di libertà, che proprio per questo, che fai, prendi appunti? È stato vietato e continua ad esserlo. Finora in Messico, infatti nel fandango di Jaltipan, non so se qualcuno lo conosce, c'era questo fandango di Jaltipan che non si poteva fare dopo le 10, perché la zona dove ci sono i setas, che adesso è super pericoloso, quindi loro stanno cercando addirittura di fare questi incontri, cosa che ho fatto per tanti anni. E allora i fandangos vengono, non prendere si fanno dentro le case, c'è sempre questo elemento di resistenza, non importa, si fa, perché è un elemento di incontro, di scambio, i verbi, le versate che si dicono, sono un momento di trasmissione del messaggio, come i giullari qua, passavano le notizie, gli incontri, gli scontri, quello che succedeva accanto, no? Quindi improvvisazione. E poi un altro elemento importante è il contrappunto. Il contrappunto che non è solo nella musica, che fa parte dell'orchestra barocca, ma il contrappunto fra i ballerini, i musicisti, il dialogo, quindi questo continuo dialogo insieme, in gruppo. E quindi valori della natura, vabbè, questi. Proprio per questo, per i valori della natura, che sono animali che in campagna sono forti, indispensabili della tradizione, come il maiale. All'inizio c'erano i preparativi del maiale. Questo maiale è stato allevato per anni, aspettando questa festa, non mangiano quasi mai carne, e quel giorno l'hanno mangiato perché era il Capodanno. Quindi passare, dare valore a questi elementi che magari in città non si sa da dove viene, no? Il valore che si ha alla carne che si mangia, lì fa parte. La iguana, l'altro è un animale tipico che trovi in Veracruz, che è il posto dove abbiamo visto, è un elemento della natura che viene rappresentato fisicamente nei movimenti della danza. Questi bambini sono in Veracruz, hanno trovato questa iguana ed è come il drago della situazione.
situazione, il gioco, che poi viene ripreso. No, non è stato ammazzato, è stato catturato. Parlava Libe che oggi questo fallango assume appunto dei connotati, dei significati legati a un problema che forse ci arriva di troppo, chi sanno, cioè c'è una frontiera fisica che deve essere istituita, come molti sanno, e c'è tutto un muro. E sono un po' di anni che il fallango è diventato anche questo, c'è una risposta a questa situazione. E con il fallango fu utilizzo. Allora, abbiamo visto diversi spazi del Fandango Carroccio. Adesso uno degli spazi più forti, a parte questo, è la frontiera, perché il Fandango è bandiera dell'identità, ma l'identità del Carroccio, il Carroccio come tale, è quello del mezzo, cioè non è lo spagnolo, il messico o l'indigena che crea la sua propria realtà rispettata, ma c'è quella del mezzo, no? Quella del meticcio, che adesso la situazione che si vive non è solo quella del meticcio, ma è quella del migrante, dello straniero, del non accettato in altri posti, e quindi messicani negli Stati Uniti che non possono attraversare la frontiera, oppure messicani in Messico che non possono trovare la famiglia. Il Fandango nella frontiera è un punto di incontro, un punto di creare un Messico che magari non c'è, no? E trovare un Fandango è come tornare a casa. È forte questo elemento della frontiera, del muro, perché fisicamente l'immagine è super violenta. Sì, lo possiamo vedere. Si suona da tutte le due parti e si canta, e quindi la parola non può essere fermata, si sente e arriva dall'altra parte, e questo non è passare la parola e il dialogo, anche se c'è un muro. Per fare questo fandango la gente si trova si organizza su Facebook, e mentre si fa ci sono i poliziotti che controllano, quindi è un po' vietato. Thank you.
era. Però se avete più domande per il primo video, magari prima di prima. Il carapace, si dice la tartaruga.
sempre dire che questa è la tartaruga, non si, non si ammassa l'animale per fare l'istrumento, si aspetta che muore, l'uomo muore, dopo di quello si fa l'istrumento. E si fa tutto un rituale. Appena muore un pezzo nazionale. Se non ci sono altre domande, direi di, se volete, animare gli strumenti, così, no? Ci sono dei versi, però dentro questi versi si improvvisa, no? C'è la
l'arcello. È un segno di permesso personale e quando si suona questo non si balla, si prende solo permesso e poi si inizia. E così ogni son, c'è il son a mezzanotte, c'è il son dopo mezzanotte, c'è il son, no? C'è il ritmo della rocca. Anche perché il fandango può durare come una notte a due giorni, a tre giorni, a quattro, a cinque, una settimana. Un fandango continua, continua, continua tutti i giorni. Giuliano, quello sì. Thank you.
Grazie.